Mentre la Comarch cambia pelle al suo interno con l'uscita di scena dai ruoli dirigenziali di due figure storiche del panorama cestistico trevigliese e bergamasco come Alberto Mattioli ed Emilio Pozzi, senza comunque strascichi polemici, il presidente dei bianco-blu Gianfranco Testa si proietta alla prossima stagione di Divisione Nazionale A, un campionato introdotto soltanto l'anno scorso ma che sta già creando non poche critiche, tanto da indurre più di qualcuno a pensare ad ulteriori modifiche, se non addirittura ennesime riforme. Ma allora, ci sarà per l'ennesima volta un anno transitorio e speriamo che si arrivi all'epilogo. Allora, io ritengo che il secondo campionato, Lega 2 o come si voglia chiamarlo, debba essere a due gironi, non professionista, e si possono inserire degli stranieri. Questo è quello che dovrebbe arrivare. Questo il campionato, la divisione nazionale, dovrebbe essere quello che fa giocare i giovani, li fa crescere, un po' come abbiamo fatto noi, perché se imbottisci ancora questo campionato di giocatori di categoria Maex e lo fai per vincere e non dai molto spazio ai giovani, forse viene vanificato lo scopo per il quale teoricamente è nato. Noi abbiamo fatto la nostra scelta, come noi altre, a dir la verità, altre squadre che hanno inserito dei giovani, che fino all'anno prima erano quasi degli sconosciuti, ma hanno dimostrato che in un campionato così importante ci stanno e per fortuna crescono e magari ambiscono anche a ridi più alti. Cito Borra per citarne uno, perché quando è stato a Bologna veniva utilizzato poco, cresceva meno. Cito un'altra volta Zambelli perché è un giovanissimo, ma che però secondo me ha delle buone possibilità. Un'altra delle novità che devono esserci in questi campionati è premiare anche economicamente chi fa giocare i giovani. Poi ci sarà qualcuno che vorrà allestire il solito squadrone, ci sarà chi vorrà vincere a tutti i costi e ci sarà invece chi magari progetta come facciamo noi, perché noi non siamo più bravi degli altri, ma facciamo una cosa che riteniamo giusta.